Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della Sky Progress. E appunto, come dicevamo, ho fatto dei progressi. Intanto qui ho coperto il mob, spawner, quello io. Il cobblestone generator, in modo che vanno persi molti meno blocchi di cobblestone. Intanto lì ho continuato a crescere l'albero e sono andato a farmare questa roba. Ho fatto all'incirca due picconi in pietra, l'altra veramente poco. Però questa cobblestone, quindi ne prenderò due stack e farò le slab. Qui c'è una crafting, farò delle slab con cui ci avventureremo. Allora, quindi slab alla mano. In quella isola andiamo. Andiamo in quella. Oh, mica lì c'è uno scheletro. Merda. Andiamo nelle aree, in quella apposta proprio. Andiamo in quella, sì. Ah, vi spiego una cosa importante. Devo mettere lo slab a metà blocco, quello però basso, in modo che così non spawnino mob nel ponte. Ed è una cosa comodissima, perché dato che ancora non abbiamo tutti questi materiali per farci le torce, facciamo così e stiamo a posto. Quindi allunghiamo il ponticciuolo per di qui. Io metto sempre questo blocco utilissimo, infatti anche nelle bedwars lo metto sempre. Lo vedete? E questi sono dei 16 chunk. Vabbè, qui è sotto il blocco intero. Vediamo se c'è qualcosa. Sono di Enderman. Good job, dude. The next step is go to end. No, cioè, non possiamo andare ora nell'end. È fuori discussione. Io direi a sto punto per una mini scaletta di slab qui, che è utilissima. Ok, facciamo così, che però non devo fare il coso così. C'è un fottuto zombie qua dentro, e questa è la cosa per il wither comunque. Bravo, bravo, brucia, brucia, brucia. Vabbè, lo tengo qui e muore bruciato. E però vabbè, adesso andiamo pure in quest'isola. Lì ci sono le mushroom. Questo vuol dire cibo infinito. Ok. Già ci dà le teste dello scheletro. Va bene, strength. Ecco, pure la strength. Carote e patate. Vabbè, a parte tutti questi blocchi, dico, le carote e patate sono le cose migliori che ci potevano capitare. Però da me in questo slab c'è qualcosa. Non so perché, però l'unico blocco diverso è una chest. Manco per il cazzo. Quindi usciamo da qui. Io direi, come prima cosa, andiamo a posare questi blocchi. Non vorrei di certo perderli, dato che sono tanti blocchi. Mi sa che devo fare un'altra chest. Io potevo rubare quella chest, non ci ho pensato. Non ci ho pensato. Vabbè, vabbè. Ne craftiamo un'altra, tanto due pezzi di legno non sono niente. Poi tra l'altro nello shop si può anche comprare il legno. O vendere. Forse so anche comprare. Boh, dobbiamo controllare. Prima però di continuare l'esplorazione, mi devo suicidare. Quindi, e magari sta avendo pure notte. Quindi in caso ci vediamo a mattino presto. Oh, niente. Adios. Andiamo nella mushroom. Però in realtà la mushroom, se mi servirà come fonte di cibo, mi conviene fare un bel ponticciuolo da qui. Andiamo. Comunque, se già troviamo uno spawner di Enderman così, vuol dire che ci sono altri spawner per forza. È l'unica situazione, cioè l'unica possibilità è questa. Che mi sembra strano, ci siano solo spawner. Poi ok, di Enderman ci sta perché devi fare il portale. Che tra l'altro ho visto che nello shop ci sono gli end portal frame. Sono appunto i frame del portale. Ma sapete che vi dico? Io le butterei tutte qui dentro le mucche, perché non è che mi fidi tanto.
avete poi non ha Skyblock. Allora, intanto merda. Dove potrebbero salire? Da qui. Da qui. Da qui, però in realtà possono più salire. No, non possono più salire. Muccozza, muccozza, vuoi entrare? Entra, muccozza mia. Mi deve portare il piccone. Converrebbe. Sì. Vabbè, ormai. Cioè, a poco si suicida sta mucca? È già un sacco di roba sanato. Entra qui dentro. Stupi. Mucca. Che poi sono due, quindi lo possiamo far accoppiare. Ma sta cosa m'aggrada. Oh, chest. Tema mushroom. Mushroom string utili per il latto. E un altro spawn mushroom. Però già qui ne abbiamo due, quindi direi di tenercelo. Però le zuppe sono buone cibo. Qui aspettiamo ad andarci, se abbiamo uno spawn di mucca. Ok, possiamo in realtà questi. Li ho visto che è chiuso, quindi dovrei ricraftarmi un bel picconcino. Picconcino. E sta facendo notte. Quindi raga, ci rivediamo appena ha fatto giorno. Sì, ci rivediamo appena ha fatto giorno. A dopo. Ok raga, è passata la notte, cioè sono stato più di 10 minuti ad aspettare che passasse e sta arrivando uno zombie. Bello. Cucciolo. Dovrei illuminare queste zone, sì. Però non è questo il giorno. Oggi si va qui. Che blocco. Ok, l'ho alzato troppo. Sì, allora facciamo slab, slab e si sale. Mi sembra strano, non ci sia niente, quindi devi spaccare. Infatti. Raga. Raga. Spawner di scheletri. Vuol dire questo? Lo sapete che vuol dire? Sapete che vuol dire? Non lo sapete che vuol dire? Che nel prossimo episodio molto probabilmente avrò fatto uno spawner di scheletri e avrò tipo soldi infiniti. Sì, veramente, soldi infiniti. Non sto scherzando. Perché poi alla fine ci basta usare il bomb meal sulle patate, che ho visto che si possono vendere. E quindi, esatto. Bello. Quindi direi di andare in un'altra bell'isola, tipo questa qui. Direi in questo episodio, raga, di esplorare tutte le isole. E ci possiamo anche salutare. Non prima però di aver fatto il monumento. Perché sì, mi sono informato sul monumento. Cioè, non è che mi sono informato. Ho già preso i materiali per il monumento. O almeno per fare il tutorial del monumento. E ho già sbagliato qui. A farlo un blocco più basso. Mannaggia. Ok, direi di togliere qui. Oh, parate, pa parate, pa minchia raga, parato, tetto. Carote e canna da zucchero. E questi due blocchi di terra li prendo però. Sapete com'è, servono sempre. Adesso andiamo pure in quest'isola, raga, ho detto, oggi tutte le isole si esplorano. Non desidero dire di buttarla a sto punto. Non direi prendere. Non si. No, vabbè, non lo buttiamo. Io direi 36. Facciamoci un stack 8 di slab. Andiamo in un'altra isola. Yay. Qui però siamo a quota 2 spawner. Quello di Enderman e quello di Scheletri. Quello di Enderman ci servirà in futuro, molto probabilmente per andare nel land, quindi va bene, me la collo proprio di cattiveria, lo faremo. Però non mi interessa quel bello spawner di coso, di scheletri, quello sì che è utile.
Andate pure quello sia. Non è quello lì ci farò il portale. Perché già c'è un botto di blocchi piazziati. Torcia, Ives, Dead Bush, Cobweb, fiori e minchiatine varie alla fine. Le cose che prendo nella chest, quella è utile. Tutto questo ragno un giorno lo verrò a prendere. A questo punto questa torcia io me la metto qui. Questi sotto andiamoci. Raga, vi consiglio quando buildate con le slab, non fate, ma non tenete mai il tasto destro premuto, perché c'è il rischio che alcune volte non mi prenda il tasto, si buggy la slab e ve la metta al blocco normale, quindi così, e combinate un danno che ci morite, perdete tutto. E poi Madonna santa. Comunque qui siamo arrivati. E niente, perché adesso continua a spaccare? Qui c'è grave. Buono. Buono. Ci manca quest'isola qui e abbiamo fatto. A sto punto, anche se siamo di passaggio, direi di andare a vedere. Però stiamo buildando con slab, vabbè dai. In un solo punto del ponte ci spawneranno mob. Vediamo se qui c'è uno spawner. A sto punto. Ma sarò coglione. Notatemi, ma sarò coglione. Che ho appena fatto? Ma what the fuck? Mi sono suicidato così, a caso. No, vabbè. Ma io sto messo male. Cioè, dovevo sfuggire solamente a un guardian e mi sono buttato così. Ma che problemi ho? Va bene. Ma non benissimo. Secondo me questo spawner di guardiani ci servirà. E allora l'avete preso come vizio. Ma sai che ti dico? Ti piazzo i blocchi. Metto pure slab bassi o alti, non so, così almeno neanche li fa spawnare. Questi blocchi li userò. Ho già deciso. Ci builderò non casa, però non può spawnarsi. E raga, abbiamo esplorato tutte le isole ora. Già abbiamo fatto la seconda, vabbè, la prima morte volo. Quella che ho fatto già, la prima morte era voluta, l'altra invece no. Perché poi mi sono suicidato a cazzo. Mi sono suicidata a cazzo. Voglio fare un'altra chest pure. C'è troppe chest. Merda! A sto punto, come avevo detto, qui metterò una mia bella chest. No, non era qui quello mettere la chest. Ma però se la faccio, ma ti mi hai detto qui sopra la crafting? Sì. Mettiamo tutta sta robetta qui. A sto punto che si slab. Io mi devo rifare un po' di cobblestone, mi sa. Perché devo fare quella roba. Ok, che ho un botto di clay. Magari solo di clay posso farcela, sapete? Però, devo sempre farmare un po'. Però non è qua in questo video che lo faremo. Infatti, vi ringrazio per aver visto il video. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale. E tornate domani per un nuovissimo video. O per una nuovissima... No, per una nuovissima... No. Però un nuovissimo video forse ci sarà. È bella.